Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Flavio Insinna è tornato sotto i riflettori con un nuovo programma, Famiglie d'Italia, trasmesso sulla 7. Questa nuova avventura rappresenta non solo un'importante sfida professionale, ma potrebbe anche segnare il suo possibile addio definitivo alla televisione. In una recente intervista, il noto conduttore ha condiviso emozioni e riflessioni sul suo percorso e il suo punto di vista su colleghi come Stefano De Martino e Amadeus. Flavio Insinna, pur non conoscendo direttamente Stefano De Martino, ha dimostrato un grande affetto e rispetto per il suo successore alla conduzione di Affari Tuoi. Mi rivedo nel suo entusiasmo perché so quanto sia impegnativo quel programma. Quando lo guardo, provo una grande tenerezza, come se fosse mio figlio. Affari Tuoi mi ha cambiato la vita, quindi faccio il tifo per lui. Insinna ha voluto sottolineare quanto De Martino sia stato capace di fare suo il programma, un percorso che lui stesso ha vissuto anni prima. Su Amadeus, invece, Insinna ha espresso parole di stima, criticando chi si affretta a giudicare il conduttore per un inizio di stagione meno brillante. Amadeus è un fuoriclasse. Ha fatto cose straordinarie e non si può dimenticare il successo pazzesco di Sanremo. Gli auguro di rimanere centrato e di proseguire al meglio senza lasciarsi influenzare dalle critiche ingiuste. Il nuovo programma di Insinna, Famiglie d'Italia, inizia il 7 ottobre sulla 7. Si tratta dell'adattamento del celebre format americano Family Feud, una novità assoluta per l'emittente e per il conduttore, che per la prima volta lascia la Rai dopo una lunga carriera. Insinna ha ammesso che l'offerta di La 7 è arrivata inaspettata, ma ha deciso di accettarla al volo, vedendo in essa una sfida stimolante. Il format vede diverse famiglie sfidarsi a colpi di risposte popolari a domande di sondaggi e Insinna spera che il clima di divertimento che si crea in studio possa raggiungere anche il pubblico a casa. Sul suo addio alla Rai, Flavio ha parlato con serenità. In Rai ho lasciato tanti amici e ho grande riconoscenza per tutto ciò che ho vissuto lì. Mi sono state fatte delle offerte, ma ho deciso di rifiutare. A 59 anni posso permettermi di non accettare qualsiasi cosa. La mia carriera in Rai è stata lunga e ricca di soddisfazioni.